Ciao a tutti e bentornati sul canale. Volevo fare un breve video oggi per parlarvi di alcuni libri che ho letto in vacanza e mostrarvi un paio di libri che ho comprato in Italia. Sono stata appena adesso al mare e niente, volevo appunto parlarvi di queste ultime letture. Alcuni di questi libri li avete già visti in Book Haul vecchi, quindi lo trovo una cosa positiva perché vuol dire che sì, sto leggendo i libri che ho comprato. Parto da uno che in realtà ho solamente cominciato e che non ho finito, è che è questa raccolta di racconti, Stories of Your Life and Others di Ted Chiang, non so bene come si pronunci. Qui è contenuta anche una storia da cui è stato tratto il film Arrival, che non ho ancora visto, non ho ancora letto quella storia, ne ho lette tre, mi sembra. La prima l'ho trovata un po' noiosa, purtroppo, perché mi piace come scrive ed ero veramente pompatissima per leggere questo autore di fantascienza, ma appunto la prima storia non mi ha convinta del tutto e quindi mi ha messa anche un po' in un umore, insomma, non proprio positivissimo nel momento in cui lo andavo ad aprire, quindi l'ho un po' usato come tappabuchi e appunto per questo ho solo letto qualche storia. I libri invece che ho letto e terminato sono, credo che in italiano sia La Penelopiade o semplicemente Penelopiade di Margaret Atwood, ve l'avevo già appunto mostrato, già era un'edizione un po' messa male, l'ho comprata all'usato, andando in spiaggia si è anche ulteriormente rovinata perché ovviamente lo appoggiavo sull'asciugamano umido e tutte queste cose qua. E appunto è una sorta di retelling, come dal titolo, dell'Odissea dal punto di vista di Penelope. Quindi vediamo la sua storia fin da quando è ragazzina, più o meno quando viene data in sposa appunto ad Ulisse, fino alla fine. Lei in realtà parla a noi lettori dal mondo dei morti. Ed è intervallata anche da un coro, come appunto avviene nella tradizione greca. Quindi, ad esempio, appunto, ogni tanto ci sono questi capitoli con il coro. È molto interessante come retelling, prima di tutto perché non è troppo lungo e non si va a perdere in discorsi super altisonanti o troppo complicati da seguire, quindi l'ho trovato dritto al punto, è interessante e ovviamente essendo Margaret Atwood anche estremamente intelligente. È bello vedere un personaggio che abbiamo sempre letto sotto una certa luce, poter parlare in prima persona e secondo me Margaret Atwood riesce a darle una voce molto originale, molto interessante e bella da ascoltare. In più, appunto, il fatto che non sia lunghissimo non lo rende pesante né niente, e avendo questi capitoli che racchiudono diversi avvenimenti, procedendo quindi in modo quasi episodico in un certo senso, riesce a coprire tante cose senza essere pesante. E l'ho trovato veramente molto interessante, soprattutto in un letto adesso, no, dove si sente parlare molto anche dell'Odissea perché è stata recentemente ritradotta da una donna che ha sottolineato come tante di quelle traduzioni canoniche, tra virgolette, utilizzassero parole anche denigratorie nei confronti delle donne quando magari il greco non era così negativo, ecco, nelle proprie descrizioni. Quindi appunto consigliatissimo, soprattutto se vi piace la mitologia classica e se avete voglia di una lettura che non è appunto pesante, ma che al tempo stesso non è neanche banale, ma che appunto vi può intrattenere facendovi anche ragionare su tante cose e restituendo la voce a un personaggio che spesso viene tenuto un po' in ombra. Il secondo romanzo che ho letto è un debutto e si chiama The Water Cure di Sophie McIntosh. Questo è uscito recentemente qui in Inghilterra, mi sembra boh, a maggio o giugno, e appunto, dicevo, è un debutto, anche questo si è un po' rovinato al mare, però vabbè. È un romanzo distopico, ambientato non si sa bene quando, se in un futuro prossimo, ai giorni nostri, non è chiaro, e essenzialmente racconta la storia di queste tre sorelle che vivono in una casa molto isolata, appunto, su quella che loro chiamano isola, ma che in realtà non è chiarissimo se sia proprio un'isola o se sia semplicemente una baia. Vivono con la loro madre, che chiamano madre, e con il loro padre, che però chiamano re.
Ad un certo punto, nelle prime pagine, Re muore e loro si trovano a dover portare avanti il lavoro che appunto svolgevano i genitori, che era quello di offrire cure disintossicanti, in un certo senso, alle donne che arrivavano su questa isola. Cure che consistevano appunto nel fare tanti riti anche con l'acqua di mare o con l'acqua dove veniva messo il sale creato insomma dalla madre appunto grazie all'acqua di mare di questa baia, di questo golfo dove l'acqua appunto era particolarmente pura. Queste donne però sono tutte state contagiate da uomini, quindi noi abbiamo questa atmosfera molto sottile, particolare, in un certo senso mi ha ricordato l'atmosfera che pervade il romanzo Le Vergini Suicide, anche se il punto di vista è completamente diverso, perché qui noi vediamo la storia attraverso la voce di queste sorelle, in particolar modo di una di loro, quindi non abbiamo un occhio esterno che le osserva, però se avete presente quella sensazione molto strana, anche quasi un po' di paura, ecco, che permea le vergini suicide, qua secondo me si ha una sensazione simile. Dicevo, queste donne sono state contagiate da uomini. Noi sappiamo che gli uomini sono pericolosi per le donne. Gli uomini infatti non sono in questa casa dove abitano le ragazze e gli uomini sono il motivo per cui queste donne arrivano con i sintomi più spaventosi, come sangue che esce non solo dal naso ma anche dalla bocca, dalle orecchie, convulsioni, perdita di capelli, eccetera, eccetera. Ma tutto quanto è anche pervaso da un'ulteriore atmosfera inquietante che riguarda appunto questa cura dell'acqua, che è molto molto simile a un soffocamento. Quindi noi entriamo in questa casa, cerchiamo di capire effettivamente cosa stia succedendo. E molte cose vengono lasciate non dette e solamente alla fine del romanzo capiremo a cosa si riferiva la tal sorella o la madre con quella certa frase. Io l'ho trovato veramente molto avvincente, nel senso che per il modo in cui è scritto, che appunto lascia permeare tantissimo questo mistero avvolto attorno alle figure della madre, del padre, della casa stessa. Da dove fossero scappati appunto il padre e la madre, eccetera, eccetera, riesce proprio a tenerti, come dire, lì pronto a qualsiasi cosa, no? Pronto ad aspettarti di tutto, però al tempo stesso non succede niente. E il momento di grande svolta è quando arrivano questi tre uomini dal nulla, così, sulla spiaggia, e tante cose cominceranno a cambiare. Però in realtà il lettore si trova nella posizione di essere sia testimone di quello che succede, come appunto uno spettatore esterno, ma al tempo stesso di sentire le cose che una di queste sorelle racconta, quindi in un certo senso quasi a immedesimarsi nella sua esperienza. Io l'ho trovato veramente molto bello e come al solito controllerò se è prevista una traduzione in italiano. Altrimenti penso che appunto vi toccherà recuperarlo in inglese se vi può interessare. Non è particolarmente difficile, però è anche molto letterario come linguaggio, quindi vedete voi. Poi durante queste 2 settimane eravamo già d'accordo da tempo di andare a trovare Christian Cabizza, che se seguite tante persone che parlano di libri sicuramente saprete chi è un grande appassionato di fumetti, se non lo seguite, seguitelo su Instagram. Christian, che di nuovo ringrazio per l'ospitalità perché è stato come sempre gentilissimo. E appunto dovevamo vederci un giorno e poi in realtà è saltato fuori che Violetta Bellocchio e Luciano Funetta avrebbero fatto un incontro proprio a Sassari. Quindi abbiamo cambiato i piani all'ultimo minuto e siamo andati appunto all'incontro. Io tra l'altro ho recentemente letto il romanzo della Bellocchio che è uscito l'anno scorso, che si chiama Mi chiamo Sara, vuol dire principessa, che mi è piaciuto tantissimo ed ero curiosissima di leggere il suo nuovo romanzo appunto che è La Festa Nera. Edito da Chiare Lettere, mi si è un po' tutto
piegato nel bagaglio umano perché ovviamente la vita fa schifo, cioè non l'ho portato in spiaggia per non rovinarlo, no? Sempre queste cose qua, perché mi ha fatto anche l'autografo, quindi non volevo che si rovinasse, invece è andata così. Comunque, La Festa Nera dovrebbe essere appunto un romanzo di genere, distopico in un certo senso, ambientato in un futuro non troppo lontano dal nostro, dove queste persone che di lavoro facevano i documentaristi un po' tipo su YouTube, ma non a livello super nobile, diciamo, di intenti, sono reduci da diciamo una brutta figura che ha fatto sì che la loro reputazione proprio andasse così perduta per sempre e si ritrovano a percorrere una strada in Italia, mi sembra una statale che da Milano va a Piacenza, se non mi ricordo male, non l'ho ancora letto, e qui scoprono appunto vari mondi in un certo senso, piccole comunità. Anche solo dalla presentazione si è capito che appunto va a toccare tantissime, tantissime corde, ci sono tanti riferimenti a film, a cultura pop, tanti elementi che fanno al caso mio e quindi sono molto curiosa di leggerlo. E ovviamente, già che c'ero, anche perché anche lui è un autore che mi è piaciuto molto, di cui ho letto il suo romanzo candidato allo Strega qualche anno fa dalle rovine, appunto è Luciano Funetta, che sempre nella stessa collana è uscito con Il Grido. In pratica questa collana è nata con l'idea di raccontare in un certo senso il futuro, e i due autori scherzavano sul fatto che in realtà entrambi non hanno fatto questo, insomma, però in un certo senso è come se l'avessero fatto perché i loro romanzi sono comunque distopici, se vogliamo inserirli in una categoria, e qui dovremmo essere alle prese con questa ragazza che viene da un passato insomma difficile, orfana, rimbalzata in varie orfanotrofi, case famiglie, eccetera, e anche vittima di questa allucinazione, se non ricordo male, fa anche uso di allucinogene, adesso non mi ricordo bene quello che è stato detto in sede di presentazione. In ogni caso, sembra molto inquietante come mondo, come atmosfera, molto cupo, e sono ovviamente molto curiosa di leggerlo. E se seguite la Bellocchio sui social, recentemente ha anche citato un altro romanzo, anche questo era stato finalista al premio Strega, però questo l'anno scorso, dicendo che appunto era tipo uno dei romanzi migliori dello scorso anno, e si tratta della Più amata di Teresa Ciabatti. Io questo l'avrei voluto leggere nell'ambito insomma dello Stregaton. Per vari motivi, insomma, alla fine non sono riuscita a leggerlo e quindi l'ho recuperato nell'edizione questa qui tascabile, che non so perché è rosa, io non sopporto il rosa e anche la copertina non mi piace molto, però il romanzo veramente è bellissimo, l'ho divorato tipo in un giorno. È una storia autobiografica, essenzialmente è la storia dell'autrice stessa. E più che altro della sua famiglia, del suo rapporto con questa figura paterna molto, molto ingombrante. Appunto, il padre della Ciabatti era un medico, in un paesino in Toscana, mi sembra, ed era un po' una sorta di rockstar, no? Veniva chiamato il professore, tutti lo conoscevano, tutti lo veneravano. Erano ricchissimi, avevano questa casa vacanza con piscina, bunker, addirittura 8 bagni, 11 stanze, cioè cose assurde. Ma la cosa strana di questo padre è che mentre lei cresceva, venerata anche e anche trattata con i guanti, essendo la figlia del professore, ci sono tanti aspetti della vita del padre che lei adesso, la donna adulta, vuole cercare di rimettere insieme. Quindi si ripercorre anche un periodo della storia italiana di cui io non sapevo assolutamente niente, perché sì, a scuola già tanto se siamo arrivati al secondo dopoguerra, quindi qua parliamo di cose avvenute negli anni 70, 80 e a seguire, ed è
Bellissimo, a me è piaciuto veramente tanto il suo modo di scrivere, il suo essere così onesta, anche quando non ne esce fuori un ritratto proprio, come dire, lusinghiero di certi aspetti della sua personalità, ma anche e soprattutto di membri della sua famiglia. Però è un romanzo molto interessante su quello che vuol dire crescere in un certo modo. Lei appunto dice che essendo cresciuta così sarà quello il motivo per cui adesso come donna di 40 anni è in questo modo. E lei appunto si interroga su quanto gli atteggiamenti dei genitori o comportamenti che ha visto intorno a sé crescendo abbiano influenzato la sua vita di donna adulta. È anche interessante il fatto che lei appunto vada a cercare nelle carte prove di tutto questo e cercando di capire di più sulla figura di suo padre, cerchi di capire di più anche di se stessa. Se non erro, era arrivato secondo al premio Strega ed è un peccato perché appunto è veramente un bellissimo romanzo, se vi capita, leggetelo. Dunque direi che è finita qua, non ho letto miliardi di libri, ma sono comunque molto soddisfatta perché ho fatto proprio le vacanze della serie mi siedo sullo sdraio e leggo e basta e mi rilasso, quindi mi ritengo soddisfatta. Fatemi sapere che libri avete letto voi in vacanza, se ci siete già stati o quali libri avete intenzione di leggere se andrete in vacanza o in generale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!